Dottor Cruttano, diciamo che il consorzio ci ha abituati bene. Questo è un nuovo appuntamento, c'è stato già la scorsa settimana alle cantine Pigo, questa volta siamo in Piazza Troio e il consorzio è sempre presente perché con il bando Spot 365 ha voluto assolutamente collaborare perché il vino del consorzio Doc Tavoliere va sempre più in alto. Senza ombra di dubbio è proprio nella mission del consorzio quello di dare valore aggiunto a tutte quelle che sono iniziative di promozione e valorizzazione del territorio. Questa iniziativa che guarda soprattutto a un discorso di sistema perché non è localizzata in un solo comune ma bensì sulle aree molto, come possiamo dire, poco conosciute, no? Per quanto riguarda il sistema turismo, il consorzio Doc Tavoliere del Nero di Troia è accanto anche a questa iniziativa, soprattutto perché è un'iniziativa che guarda a un discorso di continuità. E la valorizzazione del prodotto del Nero di Troia va insieme con le eccellenze della Puglia, racconta il territorio, racconta l'arte, racconta quella che è la storia di questo vitigno che sempre di più ha un riconoscimento a carattere internazionale. Una DOC che sta spingendo sempre più oltre che Troia, proprio i Monti Down. Beh, i Monti Dauni hanno bisogno di riferimenti di tipo enogastronomici, è carente proprio per quanto riguarda, era carente proprio per quanto riguarda questo settore, insieme con, appunto, con il Nero di Troia e con la Doc Tavoliere, chiaramente la visibilità che stiamo dando a questo territorio è una visibilità degna di quello che è il prodotto, ma soprattutto degno di questo territorio che ha una vocazione turistica e soprattutto legata a una destagionalizzazione del turismo estivo, insomma, in poche parole. Pochi giorni e il consorzio continua ad essere sempre più internazionale, dopo il Vinitaly c'è il Vivite di Milano. Beh, con orgoglio che possiamo dire che è un appuntamento internazionale, Vivite, la presenza del consorzio sempre di più partendo da un territorio appunto che non aveva tradizioni, non aveva esperienze dal punto di vista da portare fuori dal territorio locale, essere al Vivite insieme con le imprese più importanti a livello nazionale è un momento di orgoglio. Chiaramente speriamo di fare, e come sempre, bella figura perché si tratta di una vetrina internazionale. Le vetrine internazionali hanno chiaramente degli stakeholders molto, molto importanti.